Grazie innanzitutto veramente per la disponibilità, Roberto, è stato molto apprezzato e il fatto che tu sia qui coincide con la possibilità anche di salutare tutti i ragazzi, perché come io ho detto prima che arrivassi, alla fine con la prima squadra ci sono più occasioni in questo momento di avere rapporti anche perché sempre virtuali, mentre con loro, con tutto il settore giovanile, perché ci sono tutte le squadre collegate, è molto meno frequente, quindi la tua presenza qui è un'opportunità anche di salutare loro. E quindi ti ringraziamo per la disponibilità. Lo viviamo tutti come un momento di incontro molto, molto informale, perché per conoscere insomma di più, anche magari i ragazzi vorranno conoscere qualcosa un po' più su di te, che rappresenti comunque un'icona di quello che è stato il calcio italiano. E anche che hai avuto sempre un rapporto speciale con Bologna, squadra, Bologna città. Quindi non potevamo non iniziare con te, insomma, questi incontri, e ci fa piacere che tu l'abbia accettato. Quindi ti ringraziamo della presenza. Per quanto ci riguarda, magari ecco, se vuoi dirci qualcosa tu, poi abbiamo chiesto ai ragazzi di formularti un po' di domande, curiosità. Sono presenti tutte le squadre del settore giovanile, quindi poi loro a turno in qualche modo ti chiederanno delle tue esperienze, in modo da poter anche avere qualche feedback positivo di questo incontro, che li possa aiutare così un po' a comprendere anche il percorso che stanno avviando come calciatore e come persone. Grazie, grazie Claudio, è un piacere per me, saluto tutti e saluto anche Paglio che ho visto prima e vi ringrazio per questa opportunità. Quindi chiaramente per me Bologna è Bologna, quindi è una cosa speciale. Quindi spero di poter essere utile, insomma, in qualche cosa, passare un po' di tempo. Ecco, questo mi fa molto piacere essere qua, grazie. La prima domanda, mister, gliela faccio io. Volevo chiederle un pregio e un difetto di Gianluca Pagliuca. Paglio per me è un fratello, perché insomma abbiamo giocato tanti anni insieme e quando si parla di quella squadra lì della Samp, insomma si parla veramente di 18, 19, ma forse meno eravamo in quegli anni lì, fratelli. Quindi poi se le nostre direzioni, le nostre strade sono state diverse, però insomma ci legano tantissimi anni ad altissimo livello con una persona speciale come Paolo Mantovani, quindi veramente siamo amici per sempre. Quindi Paglio per me, come ho detto, è un fratello minore, gli voglio bene, è stato uno dei più grandi portieri del mondo e soprattutto è un bravo ragazzo e quindi gli voglio molto bene. Quindi Grazie non ha, di, anch'io, non guardi, ha, eh. no, no, non ha difetti, quindi non ha difetti. Ma difetti li abbiamo tutti, perché se no cioè, sarebbe un mondo piatto. Quindi, insomma, io credo che le persone poi sono belle persone anche per i difetti che uno ha. Cioè, è normale questo, non possiamo essere perfetti. Allora, io adesso facciamo fare Daniele, qualche. scusa un attimo. Intanto approfitto per salutare il mister e poi lasciamo giustamente tutto lo spazio ai ragazzi. Volevo dare l'inizio io con una domanda che secondo me apre un po' il tema tecnico, chiamiamolo così, calcistico. Intanto ciao mister. Ciao. Volevo farti una domanda, visto che parliamo di giovani e ai giovani. Secondo te quali sono le condizioni o le cause che limitano nel calcio italiano l'utilizzo, cosa che tu hai fatto invece in maniera molto forte e produttiva in questa fase di CT, dell'utilizzo dei giovani nella nostra Serie A? Perché facciamo così fatica rispetto agli altri ad utilizzare i nostri ragazzi? Quali sono le cause e quali potrebbero essere le cose da cambiare? Quando un ragazzo è giovane, bisogna, soprattutto se si intravedono le qualità tecniche e morali, ma soprattutto tecniche, perché poi un ragazzo giovane, insomma, migliora con l'andare del tempo, non può essere perfetto, non siamo perfetti noi a 50 anni, quindi figuriamoci i ragazzi. E i ragazzi hanno bisogno di fiducia, però quando uno ha le qualità tecniche che si vedono, e ce ne sono tanti, allora deve avere la possibilità, non conta l'età. Se uno ha l'età giusta, il fisico giusto comunque per giocare, bisogna dargli la possibilità di giocare anche in prima squadra. Anche col rischio magari di
che all'inizio, magari le prime, i primi due mesi, tre mesi, possa avere un po' di difficoltà. Questo è nella normalità, insomma, è successo a tutti. Quindi se uno è bravo e ha qualità, deve giocare in prima squadra. E a volte, secondo me, molti allenatori non lo fanno perché vedono una cosa, cioè che è un bene prezioso per la società, per il club, però per lui magari in quel momento non è importante, perché per lui vede che, cioè, deve vincere e pensa che un giocatore magari più esperto, con più esperienza, gli possa dare di più. Poi invece alla fine io credo che un giovane sia, come ho detto prima, qualità, va sfruttato, anche se non magari i primi mesi magari può fare anche delle cose che non vanno bene, oppure fa degli errori, ma questo è normale, insomma. Vabbè, allora questo magari il tuo esempio in nazionale, che al momento sta dando grandi risultati, forse spingerà un po' tutto il movimento a puntare un po' di più rispetto a altri campionati, per esempio, che lo fanno con grande profitto, un po' di più sui giovani. Però, diciamo come auspicio. Riccardo, la cosa che chiederei al mister è quanto, visto lui ha allenato anche i club, quanto incide nel nostro sistema il fatto di affrontare con difficoltà le sconfitte, non per all'interno, ma per quello che sono i condizionamenti esterni. Cioè, noi siamo un paese in cui la sconfitta sportiva è una condanna anche in termini di carriera da parte della società e del mister, per cui è un fatto anche di mentalità esterna, non solo endogena, ma anche esogena, del sistema esterno, che oggi fa fatica ad accettare ovviamente la sconfitta, e quindi con i giovani qualche rischio in più puoi correrlo, e questo comporta dei vincoli che dobbiamo superare tutti insieme, quindi noi dirigenti e poi gli allenatori dietro noi. Allora, diciamo che in Italia la sconfitta non è contemplata. Esatto. Se perdi hai già difficoltà. Allora, io devo dire che ormai tanti anni che alleno e credo di essere stato l'allenatore nel mondo, e non credo di essere smentito, che ha fatto giocare più giovani in tutte le sue esperienze di club, andando a prendere Inter, Fiorentina, Lazio, Manchester City, Galatasaray, Zenit. Cioè, io ho fatto giocare tutti, perché quando vedo un ragazzo giovane che ha qualità, lo faccio allenare la prima squadra, lo faccio entrare nel, insomma, proprio nel sapore della prima squadra, che è chiaro che può avere un po' di difficoltà, però poi se ha qualità io lo faccio giocare, l'ho sempre fatto giocare, sinceramente infischiandomene poi delle cose, se avessimo perso o meno per colpa di un errore di un ragazzo. Quindi l'ho sempre fatto, ma ricordando perché facevo questo, perché quando mi fecero debuttare a Bologna, a Burnich, mi fece debuttare nell'82, 81-82, io avevo 16 anni e mezzo, e davanti a me c'erano 4-5 attaccanti molto più bravi, molto più esperti, e non so perché lui lo fece, insomma, e comunque mi diede la possibilità. Io le prime 2-3 partite sono entrato, perché sono entrato come dalla panchina, poi avevo un po' di timore, ero emozionato, quindi non riuscivo a giocare come volevo, anche se ero uno dei migliori giovani in quegli anni in circolazione. Poi dalla quarta ho fatto gol a Como, 2-2, e di lì in poi, cioè, quel gol lì mi ha dato una spinta enorme. Io giocai quell'anno poi quasi tutte le partite, cioè feci 30 presenze su 30. E quindi, ricordando questo, io ho sempre pensato che bisogna dare spazio ai giovani, sempre. E quindi questa è una cosa della quale vado molto fiero, sinceramente. Va bene. Daniele, per me poi, se vuoi, far partire i ragazzi. Sì, grazie. Beh, il racconto emoziona sempre, di quei 9 gol nel primo campionato che ha fatto Bologna, molto emozionante. Vorrei chiedere a Rubi di fare la sua domanda. Rubi è under 17, ha affrontato il campionato under 17. Fai pure la tua domanda, così rompiamo il ghiaccio. Salve mister, intanto la saluto. Ciao, salve. Volevo chiederle quali sono le prime 3-4 cose che guarda in un giocatore giovane, di mezza età o anche anziano, tra virgolette anziano. No, la prima cosa che guardo è la tecnica, quella è, credo che sia fondamentale, e poi tutto il resto, insomma, però se un giocatore ha qualità tecniche, credo che, insomma, parta già avvantaggiato. E poi, insomma, anche
cioè se un giocatore è estroso o meno, cioè queste cose mi piacciono. Se vedo un giocatore, faccio un esempio, se io trovo un difensore che tutte le volte passa la palla indietro al portiere, cioè io non lo, cioè, lo accetto poco questo, perché insomma è segno di poca personalità, quindi qualità tecnica e personalità, qualche volta dipende dal ruolo, se è estroso mi piace molto, quindi queste cose insomma. Poi i ragazzi, cioè, ragazzo quando è giovane migliora piano piano e si deve dare il tempo anche di sbagliare. Ok, grazie mille. Prego. Prossima domanda, Samuel Maltoni, Under 16. Digli anche il ruolo che ricopri, Samuel. Salve, mister. Salve. Io faccio centrocampista centrale e la mia domanda è: quale sensazione si prova ad allenare, diciamo, la nazionale maggiore? Beh, è un grande onore allenare la nazionale, perché insomma rappresenti il tuo paese, il paese più bello del mondo nonostante tutto, e rappresenti comunque una nazionale che ha vinto 4 campionati del mondo, e quindi insomma è un onore essere il CT della nazionale, anche perché nella vita non capita spesso, quindi quando capita bisogna apprezzarlo al 100% e cercare di fare il massimo per poter vincere. Grazie mille. Prego. Adesso abbiamo Dalila del calcio femminile Under 15, presentati e fai pure la domanda al mister. Ciao mister. Ciao Dalila. Volevo chiederle, da parte di noi, delle ragazze dell'Under 15, quali consigli ci darebbe per trovare i giusti stimoli per questa nostra passione verso il calcio? No, beh, come hai detto tu, si vuole una grande passione e voi ragazze ce l'avete tanto, tanta passione avete, perché io vedo anche le ragazze della nazionale femminile, hanno una passione pazzesca, quindi è questo che smuove tutto e che si fa sì che le ragazze riescano sempre a migliorare, quindi credo che la passione sia alla base di tutto, non solo per le ragazze ma anche per i ragazzi. E spero, come io ho visto comunque negli ultimi due anni, che le ragazze possano migliorare ancora, perché insomma adesso rispetto a quando è iniziato in Italia il campionato femminile è migliorato molto, la nazionale anche, quindi alla base di tutto c'è la passione e io spero che voi lo facciate veramente ancora con più passione, se c'è la possibilità, perché la passione che avete voi è tantissima. Grazie mille. Prego. Prossima domanda, un primavera, Simone Rabbi, presentati e fai la domanda al mister. Salve mister. Salve. Sono un attaccante e volevo chiederle qual è la difficoltà più grande per un giovane che inizia a giocare tra i grandi e un consiglio che potrebbe darci. Le difficoltà è quelle che magari quando un ragazzo arriva in prima squadra è un po' timoroso, anche giustamente direi, perché comunque quando si arriva magari a giocare con giocatori che tu vedi la TV, vedi la domenica allo stadio, insomma l'emozione c'è, e quando si arriva in prima squadra è molto emozionante, perché poi comunque l'obiettivo di tutti è quello di giocare nella prima squadra in Serie A. Il consiglio è quello di essere sempre te stesso, impegnarti sempre al massimo, perché credo che, come ho detto prima, ci vuole passione e questo ce l'abbiamo tutti, è molto molto grande. Poi ci vuole un grande impegno negli allenamenti e purtroppo per quelli che giocano a pallone a volte dover rinunciare anche a quelle cose che tutti i ragazzi che fanno normalmente, uscire spesso la sera, tornare tardi, insomma per un giocatore diventa un po' più difficile, ecco, avere la passione, essere impegnato molto, impegnato negli allenamenti, avere anche una vita sana, diciamo, oltre il campo. Grazie. Prego. Altra domanda, Bellisi, Under 15. Salve mister, le volevo chiedere da parte del gruppo dell'Under 15 se c'era un aspetto in cui non eccellevi e cosa hai fatto per migliorarlo. Sì, allora, diciamo che
No, io avevo delle qualità, delle grandi qualità, fortunatamente, perché il buon Dio me le ha date. Però le ho migliorate tanto, anche se devo dire che nei primi anni, dopo il debutto a Bologna, così secondo me ho fatto un paio di anni dove credevo che bastassero le qualità tecniche. E invece, come ho detto prima, ci vuole un grande impegno negli allenamenti, perché solo quello, anche se hai qualità tecniche, ti fa migliorare. E voi magari l'avete sentito solo nominare, ma in quegli anni lì giocava con me Macina, che era, penso, fosse il giocatore, aveva la mia stessa età, del 64, fosse il giocatore più forte, credo, del mondo per quell'età. E poteva diventare veramente Messi italiano, però purtroppo a lui non piaceva molto allenarsi. E quindi è arrivato, poi purtroppo si è perso per strada, però aveva delle qualità incredibili, assolute, non ho mai più visto nessuno con le sue qualità tra i ragazzi in questi anni. Però poi, insomma, andava abbinato al resto, cosa che lui non ha fatto, quindi questo è importante. E io ho cercato di fare questo, ho buttato via forse un anno, due anni, poi ho iniziato a allenarmi seriamente e sono migliorato. Grazie. Prego. Under 16, Giovanni Busato. Salve mister, volevo chiederle, secondo lei, qual era il giocatore più forte con cui ha mai giocato? Oltre a Pagliuca. No, beh, io ho avuto fortuna di giocare con tanti giocatori bravi. È difficile dire chi è stato più bravo. Ce ne sono stati tanti, veramente, perché ho giocato in una Samp piena di grandi giocatori, nella Lazio dove c'erano giocatori straordinari e anche nel Bologna, al mio debutto, ho giocato con giocatori molto bravi. Io non ho fatto molte squadre, ho fatto queste tre, però dire chi è stato il più bravo sinceramente resta difficile, perché sono stati veramente in tanti bravi. Prego. Andiamo avanti con Elio Zalli dell'Under 17. Salve mister. Salve. Niente, volevo parlare sempre di giovani, no? Lei la prima volta che ho convocato Zagnolo in nazionale non aveva mai fatto una presenza tra le professionisti, no? In prima squadra. E quindi volevo chiederle se guarda spesso il campionato primavera, dato che lui prima di... ha giocato solo il campionato primavera e niente Serie A. Allora, io ho visto giocare Zagnolo, ero appena diventato CT e l'ho visto giocare al campionato d'Europa Under 19 e lui era sotto età, perché aveva, mi sembra, stiamo parlando di due anni e mezzo fa. E in quella squadra avevo visto tanti giocatori bravi, tra cui Tonali, Scamacca, Ken. E quindi io seguo anche il campionato primavera, abbiamo dei ragazzi che seguono per noi i giocatori delle primavera, quindi impegnatevi, perché seguiamo e non abbiamo timore a chiamarvi, quindi se avete qualità e siete bravi noi vi chiamiamo, anche se non avete giocato in Serie A. Va bene, grazie mille. Prego. Allora passiamo a primavera. Omar Cailoti, fai pure una domanda. Ciao mister, ne volevo chiedere la sua visione del calcio è cambiata nel tempo, magari diventando anche allenatore, in caso come? Grazie. Si è cambiato nel tempo? Sì. Sì, no, io ho iniziato a giocare negli anni 80, quindi sicuramente ho passato almeno la fine di un'epoca, l'inizio di un'altra, almeno tre epoche diverse, dove il calcio è sicuramente cambiato, sono cambiate le regole, quindi è diventato anche più veloce, sono cambiati i metodi di allenamento, sono cambiati tanti giocatori rispetto a quando ho iniziato, oggi sono tanti stranieri, quando ho iniziato io ce n'era uno, poi due, quindi insomma sono cambiate tante cose, tante regole per una partita di calcio, quindi è cambiato molto. Io devo dire che il calcio è sempre bello, al di là che cambino le regole, che il calcio si velocizzi, che magari sono delle epoche dove i giocatori sono più tecnici, delle altre dove magari sono più forti fisicamente, però insomma aver avuto la fortuna di avere passato tante
tante situazioni e diverse, credo che abbia dato la possibilità comunque di imparare molto. Bene, proseguiamo con May Winsdom, under 15. Salve mister. Salve. La mia domanda è: quando e perché ha deciso di fare l'allenatore? Perché amo talmente tanto il calcio che non potevo fare altro. Ho iniziato a giocare giovanissimo. Sono venuto a Bologna che avevo 13 anni e mezzo e poi quando ero verso la fine della carriera ho sempre pensato di fare l'allenatore perché mi piaceva stare con i giocatori sul campo, mi piaceva vedere i giocatori fare delle cose belle sul campo e poi perché insomma la partita è la cosa che ti dà emozione, quindi solo se sei lì sul campo senti quell'emozione insomma. Quindi per questi motivi. Grazie mille, mister. Prego. Prossima domanda, Savino. Under 17. Buonasera, mister. Le volevo chiedere. Buonasera. Da quando lei aveva la nostra età, 16-17 anni, ad oggi, ha notato dei cambiamenti a livello tattico, tecnico? Sì, a livello tecnico. Anche nei nostri anni, anche in quegli anni che ho iniziato, il livello era, c'erano giocatori molto più tecnici, perché non dico, sì, il campionato era un po' più lento rispetto ad oggi, è chiaro, però c'erano giocatori anche in quegli anni molto tecnici. E a livello tattico è cambiato quasi tutto, perché allora non si conoscevano neanche tante cose delle altre squadre in Italia e soprattutto all'estero. E quindi tatticamente si era portati a giocare a un certo tipo di calcio. Poi piano piano sono cambiate tante cose a livello tattico con certi allenatori che lo hanno cambiato, il calcio d'Italia, poi si è capito cosa si poteva fare di bello per migliorarlo e poi insomma vedere gli allenatori, anche se io penso che gli allenatori italiani poi sono molto preparati, forse più preparati, però ci sono tanti allenatori all'estero che insomma sono bravi e quindi vederli allenare, vederle fare le cose su... durante gli allenamenti, insomma, ti aiutano a migliorare e a cambiare anche idea. Ok, grazie. Allora, mi stanno scrivendo anche il dottore, saluto anche il dottore. Ciao Roberto. Anch'io avevo una domanda per te. Pensate, lui era il nostro dottore, pensa quanti anni ha. Pensa quanti anni ho, bravo Roberto. Io sono stato... Sono stato in panchina con te a livello di settore giovanile quando abbiamo vinto lo scudetto. Esatto. Begli anni. Bellissimi. Poi ho una domanda da farti anch'io, ma aspetto i ragazzi. Perché... Tommaso Lami, under 17. Salve mister. Salve. Ha fatto 3-4 anni nel settore giovanile del Bologna, ha sempre giocato dal primo minuto, ci sono stati periodi in cui ha giocato di meno? Le prime 3-4 partite sono entrato a gare in corso e alla quarta partita ho fatto gol e di lì in poi non sono più uscito, tranne una volta a Roma che ero in panchina e anche lì sono entrato e feci gol. E poi l'ho sempre giocate tutte dall'inizio. Grazie. A Bologna, l'anno di Bologna. Grazie. Prego. Credo di interpretare anche meglio quello che ha chiesto. Nel settore giovanile si chiedeva se stava in panchina. No, non potevo stare in panchina. Non l'ho mai visto. Settore giovanile ho giocato i giovanissimi, dove abbiamo vinto tutto, fino agli allievi, dove siamo diventati campioni d'Italia. E poi io non ho giocato la primavera, non ho mai giocato in primavera, ho fatto gli allievi e sono passato alla prima squadra. Finito il campionato della prima squadra, sono tornato a giocare le fasi finali degli allievi nazionali, vincemmo il campionato, campione d'Italia. Però in primavera io non ho mai giocato, feci solo una partita di Coppa Italia, una volta allo stadio, una sola di Coppa Italia, mai giocato il campionato primavera col Bologna. Grazie mille, mister. Ecco.
Prossima domanda, Jacopo Casadei, under 16. Buonasera mister, le volevo Buonasera. Chiedere, qual è la differenza tra allenare un club o la propria nazionale? Allenare un club, insomma, alleni tutti i giorni, quindi sei a contatto tutti i giorni con i ragazzi, è più bello, nel senso che ti dà la possibilità di lavorare sempre, per uno che ha voglia di stare sul campo è la cosa migliore. Poi però la nazionale non ci vediamo molto, soprattutto in questo momento qua che ci siamo visti a novembre scorso, ci vediamo a settembre prossimo, quindi passerà quasi un anno. Questo insomma è troppo tempo, insomma, ecco, l'unico limite della nazionale è questo, non essere spesso con i ragazzi. Grazie mille. Prego. Ho letto che però fate delle chat in cui comunicate anche in questo periodo, vero questo? No, abbiamo fatto delle chat con i ragazzi perché abbiamo detto magari si dimenticano chi sono gli allenatori e lo staff, così. E quindi abbiamo fatto chat con quasi tutti i ragazzi, con gruppi da 12, per salutarli soprattutto, per vederli, perché comunque non ci eravamo più visti da novembre, quindi insomma ci faceva piacere salutarli e fare due chiacchiere con loro. Loro sono stati felicissimi e comunque si è creato un gruppo molto molto bello e hanno piacere sempre di vedersi, quindi ci ha fatto piacere per questo. Poi lavoriamo con lo staff, ogni tanto ci sentiamo per preparare la stagione nuova, comunque sarà un bel caos quando inizierà. Ardeni Dalila, che è il capitano, vuole fare un'altra domanda perché lei è la portavoce del femminile. Qual è il campionato migliore in cui hai giocato? Ah, la Premier League. La Premier League è il campionato più bello. Quindi se qualche ragazzo un giorno ha la possibilità di andare a giocare in Premier League, andate, perché è un campionato meraviglioso, sotto tutti i punti di vista. Poi c'è Giuseppe Agemang della Primavera che vuole fare una domanda. Visto che lei è allenata al di fuori della nazionale e del campionato italiano, con differenti stili di gioco e modelli, qual è la fascina di più e da quale prende spunto? Allora, io come ho detto prima ho avuto la fortuna di passare tante epoche del calcio e quindi di apprendere da tanti allenatori tutti i modelli di gioco e quindi questa è stata una grande fortuna, avere avuto allenatori che praticavano sistemi diversi, modi diversi di allenare. E ho avuto la fortuna di allenare all'estero in diversi paesi. La cosa più importante credo che sia fare un calcio offensivo, perché poi è quello che diverte la gente, anche a rischio di perdere qualche partita, così. Quindi poi il sistema secondo me dipende uno dai giocatori che ha, perché se io non ho giocatori, faccio esempio, non ho delle ali in campo nella rosa, non posso giocare un 4-3-3 o un 4-4-2, cioè devo per forza avere un altro tipo di modulo, quindi dipende molto dalle qualità dei giocatori che ho a disposizione, quindi io cerco di adattarmi un po' anche a loro. Scusate il ritardo, sono Walter Sabatini, sono entrato adesso, momento in ritardo, mister, ciao, grazie. Ciao Walter, multa Walter! Sì, pago volentieri, ma anche parecchio. Grazie per esserci comunque. Prego, prego, figura. Chi c'è dei nostri? Chi gli ha dato il benvenuto al mister? Claudio, tutti. Claudio, bene. Sì, Walter, siamo qua, io, Claudio, vabbè, chiaramente bene, c'è bene. Luca, c'è Daniele, Corazza, siamo tutti. Ci okay, siamo tutti, Walter. Il dottore di allora. Cosa? Il dottore di allora, quando Mancio vinceva gli allievi. Me lo ricordo quando esordito. Gliel'avete detto ai ragazzi, calpestava lo stesso territorio. Ragazzi, sì, l'abbiamo rizzollato un po' di volte, però sì. Scusa Roberto, posso salutarti? Sono Maurizio Lobianco. Oh, ciao. Ciao, come stai? Bene, te? Tutto bene? Bene, grazie. Ti volevo fare i complimenti, e soprattutto non solo dal punto di vista calcistico, ma anche per come ti sei comportato in un posto così importante, per quello che hai fatto a livello proprio per la gente. È stata una cosa molto bella, quindi oltre a tutti i meriti calcistici hai avuto anche dei meriti
che vanno oltre, quindi ti fa onore questo. Grazie, grazie. Ciao, ciao Roberto. Ciao, ciao Mancio. Ciao, ciao, ciao. Allora, intanto chiediamo di tenere chiusi i microfoni, se no si sente molto rumore in sottofondo. E perché lo sappiano tutti, Maurizio Lobianco era in quella squadra che vinse lo scudetto allievi, quindi ci teneva particolarmente a fare un saluto. Mi pare giusto. Prossima domanda. Sinistro, ma... Lobianco, terzino sinistro, se la memoria non inganna. Esatto, Doc. Grandissimo Doc. Ciao. Ciao Lobia. Quanti ragazzi sono collegati? 180 più o meno, quindi cazzo, un'assemblea, successione. Bene, bene, penso che sia stato istruttivo. Vai, prossima domanda. Magnolfi, under 15, portiere. Salve mister, la mia domanda è: qual è il consiglio migliore che dai ragazzi prima di affrontare una partita? Consiglio? Beh, sì. Ma il consiglio migliore è quello di vincere sempre, se si può. Però, insomma, si lavora con i ragazzi normalmente quando si allena un club una settimana, quindi durante la settimana si dicono tante cose. Quando si arriva alla partita è quasi tutto detto, quindi solo dare tranquillità ai ragazzi e giocare liberi e cercare di divertirsi. Questo è, credo che sia la cosa più importante. Giocare divertendosi si riesce a far di più. Bene, grazie mille. Con le domande non poteva mancare il capitano della Primavera, Leonardo Matta. Salve mister. Salve. Volevo chiederle com'è nata la sua passione per il calcio. Penso che sia stato un dono del Signore, perché quando ero piccolino mi piaceva solo giocare a calcio e ho sempre, insomma, era l'unica cosa che mi piaceva fare. Io giocavo sempre a pallone come tutti i bambini. Uscivo di scuola e andavo a giocare a pallone, mangiavo e andavo a giocare a pallone fino alla sera. Quindi, insomma, è stato un dono del Signore che molti fortunatamente hanno. Quindi, insomma, per questo. Grazie. Prego. Elia Visconti, Primavera. Salve mister. Salve. La mia domanda è: con quale allenatore si è trovato meglio e perché? Allora, io non ho avuto molti allenatori, però devo dire con qualcuno magari non sono neanche andato tanto d'accordo, perché quando si è giocatori e si è giovani soprattutto si pensa sempre a se stesso e quindi non si pensa mai per tutta la squadra che c'è un allenatore che deve fare delle scelte, quindi questo diventa molto importante. Però devo dire che anche con quelli che non sono andato d'accordo comunque sono stati allenatori che mi hanno sempre lasciato qualcosa di importante da imparare, quindi credo che anche a volte quello che capiterà a voi magari in futuro, che magari troverete allenatori che magari non vi faranno giocare certe volte così, o con i quali magari non avete un buon feeling, comunque pensate sempre che gli allenatori cercano di fare del proprio meglio per tutta la squadra, e a volte bisogna pensare proprio così, al plurale, non sempre a se stessi. Quindi a volte noi giocatori si è portati a fare questo, però io credo che tutti gli allenatori possono insegnarti tante cose, perché comunque la maggior parte hanno fatto i giocatori, hanno esperienza, sono più grandi, quindi io credo che quasi tutti, no, tutti quelli che ho avuto mi hanno lasciato qualcosa di importante. Grazie mille. Prego. Flavio Di Dio della Primavera. Buonasera mister. Buonasera. Volevo chiederle qual è stata la differenza a livello, parlando di emozioni, tra ricevere la chiamata in nazionale da giocatore e da allenatore. Io mi ricordo la prima volta che sono andato a Coverciano, che avevo 15 anni, quindi lì è stato quello più emozionante, perché comunque da ragazzo andare a Coverciano e essere chiamato nella nazionale giovanile è molto emozionante.
poi quando arrivi lì e vedi insomma tutta la storia che c'è alle nostre spalle, è stato emozionante, così come lo è stato quando sono stato chiamato in Nazionale A, e la stessa cosa adesso da CT, quando diventi CT della Nazionale, come ho detto prima, insomma ci sono tanti allenatori, magari fanno delle carriere meravigliose, poi però non hanno mai l'opportunità di andare a allenare la Nazionale, perché poi devi essere fortunato che possa capitare in un momento in cui tu sei libero. Quindi insomma sono state tre emozioni diverse, ma tutte molto belle. Grazie. Prego. Prego. Vai. Terzino sinistro dell'Under 14. Ciao. La mia domanda è: lei crede tanto nei giovani calciatori? Che consiglio ci può dare per arrivare al nostro sogno, che sarebbe quello di giocare in nazionale? Prima di quello che ho detto prima, insomma, intanto ci vuole passione, voi l'avete sicuramente. Poi bisogna impegnarsi seriamente negli allenamenti, bisogna mettersi oltre al fisico anche la testa, perché solo così si possono migliorare le proprie qualità. Poi arrivare alla prima squadra e cercare di fare sempre il proprio meglio. Poi se uno ha le qualità ci arriva in nazionale. Quindi, ma soprattutto impegnarsi per avere una vita da atleta. Grazie mister. Prego. Buonasera. Daniele, gli faccio ti chiedo io una cosa al mister per uscire dai canoni classici. Com'era Cinisa come secondo? Perché tu in panchina sei molto, sempre molto misurato e diciamo molto tranquillo. Sinisa, no, capito, un po' Claudio, che ha chiesto, non ho capito. Com'era Sinisa da secondo? Ah, quando faceva il secondo? Uno spalmanato. Esatto. No, ma io ero un po' più scalmanato all'inizio, poi dopo piano piano, insomma, capisci che è meglio essere concentrati su altre cose e lasciar perdere certe situazioni che a volte fanno arrabbiare, ma avere la concentrazione sulla gara e su quello che è meglio da fare ti porta poi a essere un po' più tranquillo. Sinisa, insomma, quando io ero un po' più scalmanato lui mi teneva, quindi era un po' più bravo. Però dipende, secondo se gli parte l'embolo o no. No, ma anche lui, piano piano lo stiamo, è migliorato molto, anche lui siamo riusciti a tenerlo, sempre, ha fatto grandi progressi. Sì. Ma c'è qualche episodio in cui è partito l'embolo che ci può raccontare, Roberto? No, c'era un derby di a San Siro, che il derby che vincevo 4-3, un casino con Vierà, tra lui Vierà, sai, perché poi un derby che stavamo vincendo fuori casa 4-1 e poi 4-3 c'è stato un cambio, non si è capito, quindi c'è stata una situazione che, cioè l'anno che vincevo il primo scudetto, che uscì Vierà, c'era lui che Vierà 1,90 m, Sinisa 1,88 m, poi Ibrahimovic, un casino scudetto fra titanio. Tanque, sì. Quindi, insomma, sai quando ci sono delle situazioni che non riesci a capire subito quello che succede? Ecco, quindi quella è stata. Poi dopo si è chiarito tutto, perché vincevamo 4-3 col derby e, insomma, alla fine è andato tutto bene. Lasciamo la domanda di Nanni. Che lasciamo quella di Nanni e poi lasciamo il mister. Una di Sinisa, poi lasciamo quella del dottore. Una vi racconto questa di Sinisa che non c'entra niente col calcio. Lui, quando venne alla Samp, comprò una macchina gialla, un BMW un po' sportivo, giallo, e un giorno andò a prendere Arianna, adesso me la ricordo così, credo sia, andò a prendere Arianna alla stazione a Genova, e era fermo davanti alla stazione con questa macchina gialla, è uscito uno dalla stazione e è salito dietro, ha guardato, che cazzo fai qui dentro? E lui gli ha detto: ma il taxi? Ti sembra taxi questo? questa teniamola a mente per il mister, Sì, quando arriva gli ha detto subito questa. Oh. Sì, sì, ricordategliela. Mettiamola a repertorio. Oh, Roberto, scusami. Volevo chiederti questo. Tu hai avuto una carriera molto lunga come calciatore,
con tante presenze perché eri bravo, questo tecnicamente ovviamente il principale motivo è per questo, però sei anche uno che ha avuto pochi infortuni, perlomeno pochi infortuni gravi, non me li ricordo sinceramente, a Bologna sicuramente no, però quando sei andato via mi ricordo che hai avuto un problema a un ginocchio che ti ha tirato, cioè che hai avuto un po' di problemi per qualche mese, però grossi infortuni non ne hai avuti. Volevo chiedere, secondo te è solo un problema genetico, cioè di fisico, di fortuna, o avevi qualche segreto anche? Segreto che scaricava la palla senza dargli il tempo agli avversari. Solo questo. No, allora, non deludermi, solo questo no. No, a livello traumatico questo è sicuramente uno dei segreti più importanti, perché io avevo anche, cioè vedevo anche, capivo prima quello che stava succedendo, quindi quando arrivavano da dietro io la palla l'avevo già andata via e saltavo, quindi mi prendeva un poco. Poi ho avuto qualche problema muscolare un po', ma ho avuto per fortuna un grande massaggiatore che è Sergio Viganò, che io mi curavo tantissimo. Fai conto che lui all'inizio abitava ad Alessandria, io da Genova mi svegliavo la mattina alle 6, andavo ad Alessandria a fare un massaggio quando avevo problemi, tornavo, facevo allenamento, ritornavo ad Alessandria e ritornavo a Genova, su quel ponte lì che è crollato, quindi l'avrò fatto un milione di volte. E quindi mi curavo moltissimo. Io credo che sia importante capire il proprio fisico, curarsi bene, perché quando uno si allena bene, seriamente, intensamente, fa fatica. Quindi per questo bisogna avere una vita non esagerata e sapersi curare, soprattutto dopo l'allenamento, e avere il tempo di recuperare. Perché se tu ti alleni tanto, bene, giochi tante partite come si giocano oggi e non ti curi dopo l'allenamento, è chiaro che si rischiano degli infortuni seri. Io fortunatamente non ho mai avuto niente, e quindi, ma perché mi sono curato veramente tanto, e Paglio lo sa, perché certo. Ma è importante. È un messaggio importante da dare ai nostri ragazzi. Viga, sì. Viga era veramente bravo, molto bravo. Sì, però per i ragazzi credo che questo sia importante, cioè allenarsi seriamente, curarsi dopo l'allenamento, cioè cercare veramente di smaltire la fatica che si fa, perché poi ci sono tanti viaggi, che poi sono quelli che sono più faticosi, perché poi uno sul campo si diverte, ma i viaggi, le partite, credo che se un ragazzo inizia a curarsi da giovane, a capire il proprio fisico, di quello che ha bisogno, credo che questo limiti molto gli infortuni. Vabbè Roberto, dimmi una cosa al volo che non c'entra un cazzo, ma lo voglio sapere, questo lo voglio sapere, perché... Ah, e poi non fumare. No, aspetta, bravo. È questo ti volevo dire. Tu come hai fatto a non accendere una sigaretta dopo il gol di Agüero? Dimmi la roba, quando ha fatto gol Agüero? Dopo il gol di Agüero avevo bisogno che è successo? Di un defibrillatore. Ti è esplosa una bottiglia dentro, lì, sul serio, ti è esplosa una bottiglia dentro. Cioè, io penso che quei... al 91esimo e 30 secondi veramente stavo morendo, avevo il cuore, poi quando mi ha fatto il 2-2 ho detto va, si sa mai, quando ha fatto gol Agüero cioè non potevamo perdere quel campionato lì, quindi cioè, il 2-2 l'hai fatto con calcio d'angolo con Edin, con Dzeko di testa, il 2-2 con Dzeko al 91esimo che l'avevi buttato dentro 10 minuti prima mi pare, no? Sì. Avevamo 5 attaccanti in campo gli ultimi 35 minuti. Abbiamo fatto gol con Dzeko al 92esimo e 30 secondi. Poi loro, che in quel momento lì era finita una partita dove loro giocavano a salvezza, era finita, loro battono la palla al centro e anziché giocare, buttano la palla via, la buttano verso il portiere. Noi prendiamo la palla e di lì è venuto fuori il gol del 3-2. E ti sei frantumata una bottiglia dentro, di la verità. È andata a mille frantumi, perché una gioia così è incontenibile. No, ma puoi vincere la Premier League. Io mi fumavo un pacchetto di sigarette lì, su ma tutto assieme. Sì. È una roba incredibile. Il calcio è veramente una magia. Sì. Esatto. Roberto, grazie mille per l'incontro. Veramente è stato un momento bellissimo e ti voglio ringraziare ulteriormente per la disponibilità, come al solito sei una persona speciale. Grazie ancora per
per l'intervento. Bene, a presto, grazie Roberto. Grazie, grazie a tutti. Grazie Roberto. Grazie a tutti. Mister. Grazie. Grazie. Grazie Roberto, ciao. Grazie a Bologna. Presto, bocca al lupo per tutto. Grazie. Bocca al lupo per la nazionale. Ciao ragazzi. Arrivederci.